rischiando che ne so, ti butti per provare a salvarlo. E noi ci vogliamo buttare, vogliamo rischiarcela adesso mai più per salvare gli italiani che non ce la fanno più, è un disastro. Olivia, Di Battista ti sente. Sì, Andrea, no, volevo chiedere ad entrambi. Allora, Di Battista invoca il nuovo voto, nuove elezioni, si dice sicuro il Movimento 5 Stelle, insomma, potrà vincere, dunque governare. Ci spero, però credo di sì. Beh, una speranza sostenuta evidentemente da alcuni dati, ma evidentemente però il capo dello Stato questa ipotesi non la vuole prendere in considerazione, ha sempre detto no il voto, no lo scioglimento delle Camere, lui si è comportato coerentemente da garante di questo esecutivo e ha detto piuttosto mi dimetto, dunque si ragiona anche su questa ipotesi immagino. Beh, in effetti sì, dal suo punto di vista Napolitano ha agito coerentemente, nelle ultime due legislature ha lavorato per l'inciuscio costantemente, e, beh, se l'unica soluzione appunto sono le dimissioni di Napolitano ce le auguriamo. Andrea, nei palazzi della politica anche si ragiona, a parte la posizione del Movimento 5 Stelle, su questa ipotesi? Diciamo che non è un'ipotesi in questo momento sul tavolo in maniera ufficiale, diciamo che Napolitano ha sempre fatto sapere, così come il Presidente del Consiglio Enrico Letta, che si sarebbe attenuto a quello che sarebbe l'evoluzione del quadro. Ecco, bisognerà capire, al di là di quello che farà Napolitano, bisognerà capire cosa farà Enrico Letta, il quale rientrerà questa sera dagli Stati Uniti e il quale Presidente del Consiglio ha sempre detto e sostenuto di non essere disponibile a farsi logorare, ma di essere disponibile ad andare avanti solo nel caso in cui ci fosse una maggioranza coesa, unita e soprattutto in grado di adottare provvedimenti. E dunque potrebbero che farà Enrico Letta, esserci anche delle dovrebbe incontrare rappresentanti del PDL? Ma io questo non lo so, lo dovete chiedere a loro. Io dico, ma non vi sentite pure voi schiavi dell'Europa, cioè schiavi? Non ci sentiamo ancora sudditi? Noi non ci vogliamo più sentire sudditi, vogliamo un po' respirare libertà dopo 30 anni, non ce la facciamo più. Saremo giovani, saremo utopisti, quel che volete, ma vogliamo tornare a respirare libertà. E con un governo del genere, con un condannato che ancora ne detta l'agenda, con un Presidente della Repubblica che ha fallito il suo progetto politico, con Enrico Letta che rappresenta il semaforo rosso, cioè tutto fermo, purtroppo la libertà non la possiamo avere, per cui dobbiamo provare democraticamente a rovesciare il tavolo. Sì, non c'è altra soluzione, il popolo, che andando i cittadini al voto, si devono svegliare. La situazione non è che cambierebbe sostanzialmente rispetto alle politiche. Ma l'alternativa è un suicidio. Dunque ci si ritrova nello stallo. Forse no, però forse sì. Va queste bene. Sono chiaramente, è un terno all'otto. Noi alle prossime elezioni utilizzeremo una parola che non abbiamo mai utilizzato alle precedenti, ovvero al governo. Ci proviamo ragazzi, o la vola spacca, che dobbiamo fare? Dobbiamo morire insieme ai cittadini italiani? Preferiamo provarci, sperando che i cittadini dopo 30 anni di torpore inizino anche ad alzare la testa. Grazie, ecco, Di Battista. Per tornare alla tua domanda, sì. Comunque sicuramente da parte del Presidente del Consiglio dovrà esserci una sorta di verifica e di chiarimento con i partner della maggioranza. Questo sembra assolutamente che scontato, Andrea, tu ci aggiornerai l'evoluzione del quadro in queste ore. Tu ci aggiornerai se a questo punto